Bella a tutti ragazzi, oggi parliamo di alberi di Natale, ma prima di iniziare sigla! Benvenuti in Kiwi! E bella a tutti ragazzi, buongiorno! Come avete visto dall'inizio video, oggi andremo a vedere tutti gli alberi di Natale più strani, più inquietanti, più particolari che ho visto in giro nel web, diciamo, e anche ad alcune parti che ho visto, quindi tag ho fotografato. E quindi iniziamo subito ragazzi, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, tutti questi qua che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, soprattutto ora che è periodo di Natale, quindi iscrivetevi al canale. Ho fatto pure la rima. Quindi ragazzi, iniziamo subito a vedere le prime foto degli alberi di Natale che ho trovato, quelli più strani, eh? Primo albero di Natale è questo, come si dice, il titolo di questa foto possiamo chiamarlo l'importante è crederci. Eh sì, dai, diciamo che crescerà perché magari si è trovata a fine che è morto l'albero, quello l'albero vecchio, l'hanno distrutto. E così all'ultimo momento, tac, Solution Man, eccolo qua, l'alberello, diciamo che sta crescendo, è tipo Groot quando viene così, che viene distrutto e poi piano piano cresce, questo col tempo crescerà, anche se di plastica. Andiamo avanti. Ah, sei un fotografo e sei pieno di impegni oppure semplicemente non trovi lo spirito natalizio adatto per fare un albero di Natale, ma all'ultimo momento ti accorgi che vengono tutti i tuoi parenti con i tuoi nipotini belli che gridano e piangono e non hai un albero di Natale per metterci i regali sopra, facendo una figura di merda con i tuoi parenti. Come fare? Cosa fare? Semplice, rendi il tuo lavoro parte del Natale. Come? Così con questo albero, tra virgolette, prendi sto cavalletto, quello che usi sempre per fargli le foto ai tipe, ai paesaggi, quello là proprio, metti sto cavalletto, cepi il filo d'arciaina che c'hai sotto casa con qualche pallina qua e là, lo metti intorno e fai pure il figo, perché dice fai sono fotografo, quindi rendo sta cosa un po' particolare. Tac, te ne sei uscito bello pulito. Quindi ragazzi, Solution Man parte 2, dai. Oh ragazzi, allora, sei un alcolizzato, ok, però questo tu non lo vuoi dare a vedere perché sempre all'ultimo momento se sono venuti parenti a casa tua a darti fastidio, tu te ne volevi sta solo a scolate bottiglie di birra e invece no, vengono i parenti a casa tua, che fai? Per non far vedere tutte ste bottiglie così, che fai? Le mimetizzi. Ci metti tutte le bottiglie che ti sei scolato fino a poco fa, ci metti tutte insieme una sull'altra e ci fai questo albero di Natale, ci fai. Così usi pure la scusa, perché c'è pure la scusa di dire, sai, riciclo le bottiglie che trovo in giro. Trovo le bottiglie in giro e le riutilizzo e ci faccio l'albero di Natale, vedi? Riutilizziamo, riciclo e riutilizzo. Sai, fai pure il sofisticato, fai invece sei imbriaco da far schifo. Eccolo qua. Cioè sembra una soluzione. Ce l'hai la soluzione, sì. Kiwir te dà la soluzione. Oppure stai dentro casa e ovviamente sei piena di impegni perché i figli te fanno scoppiare la testa, il marito te rompe il ca... Stai piena di cose, oppure anche al marito, stai pieno di cose, non riesci a mettere a posto tutta casa e all'ultimo momento dovevano i parenti a casa a darti fastidio. Che fai? Semplice, perché non la lavatrice sta sempre piena di roba. Che fai? C'hai i panni sporchi dentro al bagno. Che fai? Semplice, gli metti tutte in pila, come fai sempre, come stanno sempre in pila, solo che a una certa ci aggiungi il puntale a punta, così come sta... Come o vedi qua nella foto, ti aggiungi il puntale e hai fatto pure a simpaticona. Hai fatto, dice, hai visto? Ci ho fatto il puntale così. Mi ha fatto l'albero di Natale in bagno. Perché no? Perché è così.
E sperando, se speriamo che almeno non puzzano sti panni, speriamo. Mettici un po' di deodorante, dai, se levate il pensiero, sì, dai. Oh, invece, se hai poco tempo e la pigrizia ti leva tutta quella che cosa che vuoi fare, le cose, ma non le vuoi fare perché sei pigro come la merda, cosa fai? Semplice, invece di andare a comprare l'albero, perché magari non manco, oddio, manco vuoi tirare fuori da armadio dove ci hai conservato l'anno scorso. E non te va, sì, non te va. Sai quelle proprio quelle giornate che dici che palle o non me va. Non te va, però c'è quelle luci di Natale che vedi là penzolare, quindi che fai? E tiri e ti escono almeno le lucine, te sei salvato. Semplice, cioè metti sto sgabelletto all'angoletto così, con scotch, cioè metti da un lato all'altro, hai fatto l'albero di Natale alternativo, invisibile, ti aggiusto le luci. Come si dice, è il pensiero quello che conta. E quindi fai pure il sofisticato, cioè sai, l'albero alternativo. Vabbè. Oh, e ora passiamo invece all'albero di Natale, quello proprio per i nerd. Sei un fan di Harry Potter e quindi lo vuoi far vedere a tutti gli altri che sei un fan di Harry Potter. Che fai? Semplice, ci metti tutta roba di Harry Potter sull'albero, come nella foto che stai vedendo adesso. E che fai invece? Però il puntale che ci metti? Il puntale, sì, il puntale ci metti il cappello parlante. Semplice, capito? Così magari te dice pure a verità, capito? Cioè, metti all'albero, passi in testa a tutti quelli della famiglia e dice mo di ma verità. E dici fai il giochetto della verità così, mo non so, però vabbè, se può fare, sì, se può fare. Se è un fan di Harry Potter, o poi pazzi, e tra simpatico e simpatico. Poi che fai? Stai in metro, stai andando da casa di tua zia, stai là, e quindi che fai? Vedi in metro un albero di Natale, che è strano, no, tutto a posto, è tutto a posto, e sta sto tipo che si è messo l'albero di Natale addosso, sta andando così in via del corso a fare cose che piano i ramini da mezza persona, quindi tutto ok, vedi anche gli alberi di Natale camminanti, quindi tutto a posto, poi gli vai a lasciare la monetina, gli va a lasciare, capito? Nah, va bello, bello. E poi invece sei un fan di Star Wars e come prima di Harry Potter vuoi darlo a vedere che sei un fan di Star Wars, cosa potresti fare? Semplice, raga, l'albero di Natale di Star Wars con Darth Vader e i Sith, che nel senso Sith, sì, credo che siano quelli. Vabbè, quello ci sta, carino, ci metti il testo a testa de quello del tipo e quella da sopra come puntali, e hai fatto Star Wars così. Quando vai a casa de tu zia e lasci l'albero acceso, metti che te tra un altro dentro casa, se vede sti due tipi così, quello scappa a gambe levate, scappa proprio de corsa proprio, come vede, dice madonna cazzo sono capitato, e se ne scappa così. E fai pure d'antifurto, zii, sono due cose in uno. Poi invece vuoi un albero di Natale alternativo, però la verità, lo sappiamo noi due, è che sei tirchio come la merda. Quindi che fai? Cosa puoi fare? Semplice, cepi, prendi quella scala che c'hai lì buttata no stanzino, quella che solo ad aprirla c'hai paura che ti casca in fronte, quindi tu apri, sistemi bella con scotch che non cade, per carità, non la fa cadere, e quindi che fai? Ci metti le lucine di Natale, quelle che c'avevi de 10 anni fa, buttate così, che hai ritrovato così per caso, oppure vai dar China 2-3 euro te pi. Quindi che fai? Ci metti le luci di Natale intorno e ci metti pur qualche inziariello così che hai visto magari dietro la porta del vicino, oppure quando vai in giro così, api così che stai, vedi in giro così, e api qualche inziariello così come addobbo qua e là, tanto che te frega, e fai pure il sofisticato quando vengono i tuoi parenti a casa, dici ma l'albero di Natale, no fai, faccio l'alternativo, c'ho l'albero di Natale così alternativo a scala che cos'è appese, quindi fai l'alternativo, mentre invece sei un tirchio di merda e pigro soprattutto. E poi ragazzi finiamo con un grande classico degli alberi di Natale, perché? E poi questa è proprio la fusione fra un pigro e un tirchio di merda messi insieme, cosa ne può uscire fuori?
ne può uscire fuori questo. Un albero di Natale con la bre magique. Fai pure er simpatico, perché magari a te non tu stavi appuntamento da una casa di tuoi parenti a scroccare pranzo di Natale, a scena di coso, e invece no, alla fine è successo tutto un cosa che succedono sempre e vengono tutti a casa tua, a casa tua. Quindi che fai, c'è mondo, che mo che cazzo faccio, che figura di merda ci faccio? Semplice, c'è, prendi la prima magica che c'è in macchina, o levi dalla macchina e attacchi, o appizzi al muro così, o appizzi, e sotto ci metti così, stanno già i regali perché sono già arrivati i parenti, e quindi la vedo pure qualche bella bolletta, quindi ci sta, bella, come regalo di Natale, una bella bolletta. Ah, queste sì che sono le belle cose. E quindi ci metti sto alberello, sto albre magic su attaccato al muro, e fai simpaticone, fai ah, visto, ah, l'albero di Natale con l'albre magic, sai, giusto così per fasse due risate. Invece no, almeno però ti profuma la casa sperando che sia nuovo, cosa che dubito. Però vabbè, ci metti un po' di deodorante a coso e stai affatto, stai fa. Stiamo a guardare capello, stiamo a guardare. Che te frega a te! E quindi, ragazzi, abbiamo finito questo video dove abbiamo visto gli alberi di Natale più strani, più particolari. Ora scrivete voi nei commenti qua sotto qual è il tuo albero di Natale. E soprattutto, ce l'hai un albero di Natale? Io, sinceramente, c'ho quello che avete visto a inizio video, cioè questo qua, oh, questo qua con i portachiavi dei Dragon Ball, non so se si vedono, così qua. Calbre Magic, perché pure io pio le spunto idee da persone, così, Abre Magic de Natale, sti cazzi. E quindi così, l'alberello, no, se ne è venuto il coso di, ora lo riattacco. Quindi raga, io, a me mi piace Dragon Ball, e ho fatto l'alberello de Natale The Dragon Ball, eh? Quindi ragazzi, Dark China ha fa apposta. Abbiamo fatto guadagnare pure Dark China. Abbiamo fatto guadagnare. E quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao cari!